Uomini e donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari stufi di Marcello, polemico. Marcello e Yasna, nuovo botta e risposta oggi in studio. È da poco terminata questa nuova puntata di Uomini e donne. In questa occasione Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Marcello e Tiziana, visto che sono usciti due volte. Purtroppo però il cavaliere del dating show ha deciso di chiudere la frequentazione perché ha capito di non provare niente nei suoi confronti. Da lì a poco è intervenuta Lasna, l'ex del cavaliere, asserendo di non essere per niente sorpresa perché sicura che non abbia mai provato alcun interesse nei suoi confronti fin dall'inizio, non gli è mai piaciuta dall'inizio, una seconda uscita non aveva senso. Un'uscita che ha fatto scoppiare immediatamente un acceso confronto tra i due. E Gianni Sperti è certo che Marcello continui ad avere il dente avvelenato con l'ex perché sennò certi suoi atteggiamenti non si spiegherebbero. Gianni Sperti e Tina Cipollari puntano il dito contro il cavaliere. Si segnala che sul finire della puntata di oggi di Uomini e Donne la conduttrice ha dato l'opportunità ai protagonisti del Trono Classico e Trono Over di ballare al centro dello studio. E in questa circostanza si è visto chiaramente Marcello parlare a tu per tu con Barbara De Santi. Una volta finito il ballo i due opinionisti si sono scagliati contro il cavaliere, asserendo che ha continuato ad urlare tutto il tempo del ballo, ipotizzando che fosse agitato per la discussione avuta poco prima con Yasna. Ma rilassati mamma mia Marcello che polemica e apostrofo successo da 10 minuti sta urlando ancora. Il cavaliere, il quale oggi ha chiuso con Tiziana, si è subito difeso con le unghie e con i denti, asserendo senza indugio alcuno di aver parlato con Barbara proprio di un'altra cosa. Stavamo parlando proprio di un'altra cosa stavamo parlando di altro. E la De Santi ha confermato. Ma Sperti ha fatto presente che è sembrato essere assai nervoso, stavi urlando. Uomini e donne, una nuova discussione tra il cavaliere e Yasna sul finire della puntata. A quel punto Marcello non ha però nascosto di essere ancora molto nervoso. E quindi è intervenuta l'ex fidanzata, non facendo mistero che facendo così non riesce a voltare pagina. Ed ecco scoppiare il caos in studio. Difatti il cavaliere del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha perso completamente le staffe inveendo contro la dama. Sei tu che devi andare avanti hai il tuo percorso vai avanti. Gianni Sperti ha però spezzato una lancia in favore di Yasna facendo presente a Marcello che invece lei va avanti e come, non ti sta neppure calcolando. La discussione è poi andata avanti fino alla fine della puntata di oggi.